La CNA FITA si è costituita parte civile nel processo Emilia. È la prima volta nella storia che un'associazione di autotrasportatori si costituisca parte civile all'interno di un processo per mafia. Può spiegarci un po' quali sono le motivazioni di questa vostra scelta? Sì, è per noi un momento in effetti molto importante, non è mai accaduto nella storia del mondo dell'autotrasporto. Noi abbiamo deciso di costituirci parte civile perché riteniamo che gli imprenditori che rappresentiamo, quindi quell'economia sana, che è tanto importante per il nostro territorio, sia stata fortemente danneggiata invece da chi ha operato in maniera scorretta. E in Emilia ci sono diverse imprese di autotrasporto sequestrate, per cui noi abbiamo ritenuto di doverci esserci per, come dire, riscattare quegli autotrasportatori e imprenditori onesti che hanno continuato e quotidianamente operano nella legalità e per chiedere conto invece di chi ci ha arrecato grave danno appunto dei danni subiti.